Dopo tre sconfitte di fila è arrivato ieri sera al Pala Oltrepò di Voghera il colpo di reni dell'Orlandina Basket, reazione che però non è stata sufficiente a conquistare 2 punti. La squadra di coach Sodini non molla mai, lotta con le unghie e con i denti, ma alla fine di una partita combattuta ed equilibrata la spunta Tortona per 60-57. I paladini tengono comunque testa ai padroni di casa, anche quando nell'ultimo periodo i piemontesi allungano fino al +9, riuscendo ad avere anche il tiro del sorpasso con Kinsey, ma il tiro dell'americano, autore di 21 punti, è corto e Mascolo può chiudere la gara dalla lunetta. In casa orlandina non ci sarà tempo per piangersi addosso, perché già tra 2 giorni si tornerà in campo al Palafantozzi per la sfida infrasettimanale contro Casale Monferrato, mercoledì alle 21. Nella partita di oggi devo sforzarmi di fare dei complimenti ai miei giocatori per lo spirito, per il piglio, per la voglia di non mollare mai, per l'approccio alla partita, per un sacco di cose possibili. Ci sono delle lacune che sono molto, molto evidenti. La nostra incapacità di giocare bene insieme a Bryce Johnson va di pari passo con la sua non abitudine e poca capacità di prendere posizione dentro l'area e di lottare in quelle situazioni lì. In queste situazioni, questa cosa qua provoca troppe forzature rispetto a quello che vorremmo. Abbiamo fatto una partita più lineare delle ultime. La cosa buona, ottima, è che i nostri ragazzi giovani sono riusciti a stare in partita anche nelle difficoltà. E ovviamente il mercato, perché non possiamo prescindere dal cercare di trovare un playmaker di ruolo che aiuti la squadra a gestire le situazioni e che decongestioni anche la responsabilità di Lorenzo Querci, che secondo me oggi ha giocato un'ottima partita, essendo un 18enne guardia che sta giocando fuori ruolo. A partire da questo, la seconda, cioè la prima, che è più importante, è che noi dobbiamo farci forti del lavoro e non dobbiamo in questo momento farci prendere dallo sconforto avendo perso 3 partite di fila.